Movimento a grande impatto mediatico, posto che Onorevole si tratta Maglietta, di un tema molto scusa, le chiedo scusa, le interrompo. Siccome lei aveva rinunciato prima e io, il Presidente che ho sostituito mi ha detto che lei avrebbe consegnato, io le do la parola magari per sintetizzare il suo intervento e poi consegnare, perché il suo turno, avendo lei rinunciato, non posso ridare la parola. Allora consegno il mio intervento, grazie. La ringrazio. Onorevole Turco. Va bene, onorevole Invernizzi. Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io conterrò il mio intervento in pochi minuti, però è importante che rimanga agli atti una posizione della Lega Nord, soprattutto che chiarisca i motivi per i quali, come già preannuncio, la Lega Nord si asterrà sul voto finale questo provvedimento. Un provvedimento che sicuramente è importante, un provvedimento che siamo stati contenti di aver potuto seguire in un'aula che solitamente invece è chiamata da questo governo e da questa maggioranza ad impegnarsi per ore, anche per notti, su alcune disposizioni che però non hanno effettivamente delle ripercussioni immediate sulla vita civile dei nostri concittadini e che quindi lasciano il tempo che trovano. In queste giornate abbiamo potuto quindi parlare di anticorruzione, un provvedimento sicuramente fondamentale, un provvedimento che questa volta effettivamente la società civile si aspettava che venisse affrontato dall'Aula, si aspettava che venisse affrontato dai legislatori. Un provvedimento tuttavia che non ci convince fino in fondo e non ci convince per tutta una serie di motivi che cercherò di spiegare in estrema sintesi. Noi ci asteniamo perché siamo comunque d'accordo con l'aumento delle pene previste per coloro che si macchiano di reati che hanno sicuramente una ripercussione fortissima all'interno della nostra società, quali corruzione o concussione. Tuttavia non possiamo non sottolineare anche in questa sede, anche a proposito di questo provvedimento, come vi sia un atteggiamento quantomeno, chiamiamolo ipocrita per non definirlo, schizofrenico da parte di questa maggioranza. Sappiamo anche da dove nasce, qual è la genesi di questo provvedimento e ci ricordiamo tutti le roboanti dichiarazioni alle quali siamo abituati del riformatore compulsivo che siede a Palazzo Chigi, quando andò in televisione appunto a dire che appunto in seguito a tutto quello che era avvenuto, soprattutto con l'esplosione del caso denominato Mafia Capitale, era ora che i corrotti non soltanto finissero in galera ma anche che restituissero il mal tolto, quindi che ci sarebbe stato un impegno forte da parte della maggioranza a far sì che questo avvenisse. Purtuttavia non possiamo Scusi, colleghi, vi pregherei tutti di abbassare la voce, in particolare l'onorevole Fanucci, perché prego. Grazie Presidente. Tuttavia non possiamo non ricordare proprio in questa sede come i previsti aumenti di pena nei confronti di coloro che si macchiano dei reati, corruzione o concussione siano in parte, fortemente limitati da provvedimenti che voi avete approvato nel corso di questi due anni e nel corso di questa legislatura. Un esempio su tutti è la liberazione anticipata speciale, che vale anche per i corrotti, per cui nel momento in cui voi o noi ci apprestiamo ad innalzare le pene, dobbiamo ricordare che c'è anche questo provvedimento che prevede uno sconto di 75 giorni ogni 6 mesi. Quindi da una parte picchiate, da una parte volete far credere all'opinione pubblica che su reati così c'è la massima severità, ma dall'altra sappiamo tutti che con i provvedimenti svuota carceri, i provvedimenti che con gli indulti mascherati che avete votato in questi anni, già anche nei confronti dei corruttori vi sarà sicuramente una mano molto leggera, molto più leggera di quella che invece vi dovrebbe essere. Ecco perché, signor Presidente, noi ci asteniamo anche perché non è sufficiente un provvedimento di anticorruzione per eliminare la corruzione che preveda semplicemente un innalzamento delle pene. Sappiamo che la corruzione ha delle radici
che affondano non soltanto nell'intento criminale di chi di questi reati si macchia, ma che vede appunto la propria nascita anche in tutta una serie di questioni che hanno a pieno titolo a che fare con l'intero sistema Italia. La burocrazia esagerata, la farraginosità delle norme nelle quali diviene difficile anche muoversi, sono tutte cause che sicuramente permettono uno sviluppo della corruzione che ci fa guadagnare, questo sì, una fama internazionale che non possiamo nemmeno definire immeritata, ma anzi meritatissima. Noi ci auguriamo che dopo il tweet trionfale di stasera del presidente Renzi, che dirà ha portato a casa anche questo, finalmente i corruttori la pagheranno, ci aspettiamo comunque che su questo tema il governo faccia quello che deve fare, che deve ancora fare per estirpare appunto questo male. Mi riferisco per esempio alla normativa riguardante gli appalti, alla normativa sull'istituto del project financing, che a volte purtroppo ha dato la possibilità di trovare vie malsane per introdurre taluni reati. Vi sono problemi, lo sappiamo tutti, che riguardano la trasparenza stessa dell'attività amministrativa. Quindi noi diciamo che questo è sicuramente un primo passo sulla via virtuosa che deve portare il nostro Stato ad essere alla pari con gli altri per quanto riguarda la lotta in confronto dei fenomeni corruttivi, ma mi raccomando, non fermatevi a questo, non spendete questo provvedimento semplicemente in campagna elettorale per cercare magari una rincorsa, per cercare magari un risultato insperato, sicuramente in Veneto, dove oggi sappiamo tutti che il presidente Renzi è impegnato, perché sicuramente vede il Veneto come l'ultimo avamposto, l'ultimo baluardo contro l'avanzata renziana in Italia. Non fermatevi a questo provvedimento che è spot, perché dai provvedimenti che avete preso prima viene sicuramente in qualche modo svilito, e continuiamo su questa strada per dare una risposta seria ai nostri concittadini. Pertanto il voto di astensione della Lega Nord è motivato da tutto quello che ho premesso. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole D'Ambrosio, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le vicende corruttive che emergono quotidianamente dalle inchieste giudiziarie hanno evidenziato ancora una volta la necessità di nuove modifiche normative volte a completare la riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione avviata dal governo Monti, e mettere a disposizione della magistratura strumenti più efficaci per la prevenzione e il contrasto di quelle condotte che minano irrimediabilmente la credibilità del nostro Paese. Scelta Civica considera da sempre questa riforma una priorità dell'attività di governo e del Parlamento, e per questo, sin dall'inizio della legislatura, ha presentato alcune proposte di legge per la reintroduzione del falso in bilancio e la modifica della disciplina per la prescrizione, che comporta ogni giorno l'estinzione di gran numero di processi per delitti contro la pubblica amministrazione, senza un effettivo accertamento del merito. Al riguardo dobbiamo infatti tenere presente che le condotte corruttive sono di difficile individuazione, perché generalmente vengono alla luce molto dopo il loro perfezionamento, rendendo spesso vano il lavoro dell'autorità giudiziaria che, a causa dei tempi ristretti, non arriva a sentenza definitiva entro i termini prescritti e lascia impuniti le autorità reali. Alla luce di tali conclusioni, e anche sulla scia di quanto riferito in audizione dal mio amico procuratore aggiunto, dottor Mario Francesco Greco, nel corso dell'esame sulla riforma della prescrizione abbiamo convintamente votato per l'introduzione di un diverso regime prescrizionale.